Questo convegno nasce insieme alla collaborazione del professore Piluso e alla struttura di Panan Miraya, con la famiglia Rotundo che ci ha supportato dall'inizio alla fine, e nasce soprattutto per la voglia di dare ai giovani una nuova possibilità. Vogliamo portare cultura e formazione nelle case dei giovani e chi, come me, ora sta concludendo l'università, ha voglia di fare e di rimanere nella propria terra. La burocrazia è un ostacolo insormontabile e la classe dirigente che si accomoda di certo non rende le cose migliori. Speriamo che il futuro appartenga a noi e riusciamo anche insieme alla vecchia classe dirigente a creare un trade union che possa portare al riscatto Catanzaro e la Calabria intera. Se non ci impegniamo noi giovani con l'energia e la formazione e le competenze appunto oggi, un domani sarà difficile rendere il terreno fertile per un futuro che vada verso il progresso. Per cui io mi impegno tutti i giorni e mi impegnerò costantemente proprio per ricercare questa formazione continua e questa evoluzione e portare un po' di cambiamento, però solido e costante, nella nostra terra. Parleremo di economia in questo convegno, quindi la cultura è economia. I paesi che hanno un livello di cultura maggiore sono quelli che hanno un livello più alto di PIL, di occupazione, perché la cultura significa know-how, significa proattività, significa capacità, diciamo, di leadership sul mercato. Quindi benvengano situazioni come quelle di questa sera, in cui abbiamo avuto la volontà di unire, diciamo, come dire, la cultura in senso alto, ma anche, diciamo, la praticità di uomini che mettono sul campo quelli che sono i dettami culturali. Noi abbiamo una grande opportunità, abbiamo un vero e proprio piano Marshall, diciamo, dei tempi nostri, dove abbiamo tantissime risorse che provengono dalla comunità europea, che vanno da un lato sicuramente investite in quelli che sono gli assi strategici, a cominciare dalla digitalizzazione, la semplificazione della burocrazia, gli investimenti in ricerca e sviluppo. L'Italia ha meno della metà di investimenti in ricerca e sviluppo sul PIL rispetto ai principali competitor internazionali, gli investimenti nelle infrastrutture che secondo me dovrebbero arrivare almeno al 3% del PIL. Bisogna fare, come dice Mario Draghi, del buon debito, perché questo vuol dire investire per i nostri figli. Io credo che questo sia uno dei temi più abusati nella storia repubblicana italiana, la carenza di infrastrutture, soprattutto la carenza di infrastrutture nel Sud e soprattutto la carenza di infrastrutture in Calabria. C'è da dire che oggi, con l'opportunità, tra virgolette, del Piano Nazionale di Resilienza che i fondi europei hanno attivato, ci sono le opportunità per poter investire bene questi denari e questo potrebbe forse determinare per la prima volta la condizione attraverso cui uno sviluppo infrastrutturale possibile e mirato all'efficienza del trasporto e della comunicazione possa accorciare le distanze in Italia e avvicinare di più la Calabria al resto dell'Europa. Il ruolo dello Stato nel cercare di costruire un futuro per i più giovani è prima di tutto nella scuola. La scuola non è che deve essere solamente a disposizione di tutti, deve essere formativa e selettiva. E poi naturalmente c'è l'altro ruolo che non può che svolgere con lo Stato, che è l'assicurazione della legalità. Teniamo presente che i giovani stanno diventando una minoranza in questo paese, però sono una minoranza che hanno in mano il futuro del paese, quindi non possono essere in nessun modo posposti o trascurati, come purtroppo anche per ragioni elettorali viene costantemente fatto. Avranno veramente difficoltà enormi i giovani, quindi dobbiamo cercare di aiutarli facendo partire comunque un sistema produttivo e accompagnarli, soprattutto perché in un momento come questo di grande crisi è difficile aprire un'azienda e quindi bisogna accompagnarli, però per accompagnarli bisogna fare un programma. Se non faremo questo ritorneremo come sempre a gestire l'ordinario e quindi le emergenze, che sono tante in Calabria. No, dicevo, come si fa a fare sviluppo e turismo in Calabria se non c'è l'acqua o se siamo pieni di rifiuti? Oltre a questo, credo che quello dell'occupazione, per tentare di far rimanere qui i giovani, di cambiare anche il sistema formativo, perché i giovani sono poco interessati alle materie tradizionali, hanno bisogno sicuramente di stimoli anche nuovi, quindi incentivare i giovani a fargli conoscere, non lo so, la materia economica, i rapporti con l'Europa, in maniera tale che sia già pronto nel momento in cui esce dalla scuola a entrare nel mondo delle imprese e a capire quello che sta girando nel mondo.